Ciao ragazzi, ciao a tutti, bentornati sul canale, un saluto da IndieLulux. Allora, oggi volevo partire con una piccola premessa, una piccola parentesi. Siccome un paio di ragazzi mi hanno contattato in privato sul mio canale, dicendomi che si sono persi un paio di video perché non gli sono arrivate, le notifiche o comunque non gli apparivano i, video miei, sulla home di YouTube. Allora, la maggior parte di voi, il 95% di voi, saprà già come funziona il discorso delle notifiche, ma per quel 5% che non lo sapesse, ve lo spiego in maniera molto veloce. Allora, di fianco alla scritta del mio canale o comunque di un canale in genere, dove voi cliccate su iscriviti, c'è una piccola campanella, che è la campanella delle notifiche. Nel momento in cui voi ci cliccate sopra, si aprirà un piccolo bannerino dove praticamente il sito ti dice che se spuntate quella scelta vi verranno inviate tutte le notifiche relative al canale stesso. Di conseguenza, mettendo il segno su quella voce e dando salva, da quel momento lì la campanella vicino alla scritta iscriviti sembrerà, cioè, cambierà e sembrerà una campanella che suona. E in quel momento, da quel momento riceverete tutte le notifiche, o perlomeno così si spera, relative al canale di vostro interesse. In questo caso spero che sia il mio. Quindi, ogni volta che io caricherò un video, vi apparirà una notifica sulla vostra home di YouTube, il mio video verrà messo in evidenza e vi verrà inviata una notifica anche alla mail associata al vostro profilo di Google, al vostro profilo di YouTube. Ok, chiusa parentesi, parliamo di una novità per Xbox One, che è, come al solito, come ho sempre detto, è la mia console di riferimento. È una novità che ieri, così casualmente, ho acceso la console per vedere se c'era qualche novità, e in effetti c'era una novità, ovvero questa qui. Questo è il Xbox Game Pass. Allora, io incuriosito, ovviamente, ho aperto il banner, ho cliccato sul banner e praticamente è una novità introdotta dalla console Microsoft che è stata da subito definita, quando se ne parlava all'epoca, come il Netflix di Microsoft. Perché? Praticamente è un metodo con cui ogni giocatore avrà a disposizione più di 100 titoli Xbox One, Xbox 360 a disposizione per un tempo limitato pagando un canone mensile. Allora, parto subito da questo. Ve lo consiglio? Nì. Allora, io essendo un giocatore con l'abbonamento Gold, ho avuto accesso anticipato, così almeno dice, quindi non ho la controprova che chi non ha il Gold non ce l'ha ancora a disposizione questa funzionalità, ma io comunque ce l'ho a disposizione e a tutti gli utenti è dato un periodo di prova di 14 giorni che io ho già attivato, al termine dei quali, se non vi è la rescissione del contratto, ovvero la disdetta vostra, dovete farla voi, l'abbonamento si rinnoverà in automatico al costo di 9,99 euro al mese. Allora, con questi 10 euro fondamentalmente al mese si avranno a disposizione 100 e rotti titoli Xbox One e Xbox 360 da giocare per un periodo di tempo limitato, ma in maniera illimitata, ovvero ci sarà più o meno il tempo, c'è scritto nella descrizione che ci sarà un tempo massimo di 30 giorni a disposizione dei titoli, però in questi 30 giorni ci puoi giocare come un titolo completo, cioè se uno si mette lì i giochi li può finire uno a uno, se ci mette gioca 24 ore al giorno e i titoli sono completamente giocabili, non sono demo, non sono prove gratuite, il gioco è completo, ovviamente per un periodo di tempo limitato in cui poi il gioco verrà rimosso. Allora, io, essendo che è una cosa nuova, è una novità introdotta, definita addirittura il Netflix di Microsoft, mi sarei aspettato dei titoli un pochino più avvincenti, un pochino più stuzzicanti, che invogliassero la gente a sottoscrivere questo abbonamento, perché poi in fondo è un vero e proprio abbonamento. Invece mi sono ritrovato con dei titoli abbastanza deludenti. Allora, ci sono circa 110 titoli, che adesso io ho registrato, qualcosa magari vi mostrerò nelle immagini mentre parlo, e di questi 110 titoli ne ho contati una settantina retrocompatibili di Xbox 360. Allora, quindi ben più del 50% dei titoli, quasi 70, direi 70% buono, è riservato a giochi
vecchi, addirittura della vecchia generazione. Ovviamente ci sono dei titoli interessanti, dei titoli soprattutto per dei nostalgici come me che possono attirare. Io per esempio già mi sono installato nella collection dei giochi Sega riferiti a Golden Axe o a Streets of Rage, però sono giochi vecchi e su 110 titoli 70 sono di questo tornare qua e molti anche di livello molto più basso per quanto mi riguarda, comunque titoli non di primissima fascia della console 360, capite bene che non è così stuzzicante, senza contare che i restanti 40 titoli circa dell'Xbox One non sono certo titoli di primissimo piano, sono titoli abbastanza datati e titoli, a parte giusto magari Halo 5 che è sbattuto lì in prima pagina, gli altri sono titoli abbastanza di secondo piano, alcuni addirittura già in mio possesso perché regalati di mese in mese dall'Xbox Live Gold, cioè per esempio alcuni ce l'ho già. E a parte giusto Halo 5 che io non avevo, non c'è grandi titoli, c'è qualche titolo indie, c'è qualche titolo particolare, però non mi dà quella sensazione di grande affare, ecco, per il momento, quello che dico io è per il momento. Sono curioso di vedere ogni quanto verrà aggiornato il catalogo in questione e che tipo di titoli verranno introdotti, perché se di mese in mese viene introdotto qualche titolo interessante, a quel punto lì i 10 euro al mese sono motivati, perché magari una persona in un mese dice bah sì, quel gioco lì me lo compro, e magari 10 euro 20 euro è disposto a spenderli a livello mensile, e con 10 euro tu, oltre a magari uno o due titoli interessanti, ne hai anche molti altri a disposizione, magari anche vecchi che ti fa piacere riprovare, rigiocare, anche a livello di nostalgia e di ricordi. Di conseguenza potrebbe essere un buon affare, ecco, proprio a livello di spesa e guadagno, ecco, tutto lì. La cosa interessante di questo nuovo metodo introdotto da Microsoft, secondo me, è il fatto che questi giochi non ci giochi in streaming, non ci giochi on demand, ma li installi fisicamente nella tua console. Di conseguenza, per un periodo di tempo limitato, cioè fino a quando il titolo non verrà rimosso dal catalogo dell'Xbox Game Pass, quello è un gioco di tua proprietà, dove tu potrai giocare fisicamente sulla tua console, quindi evitando problemi di lag, evitando problemi di compatibilità e via dicendo. Di conseguenza questa penso sia una cosa più che positiva, tutto ovviamente riferito, come detto, alla qualità del prodotto che viene offerto. Un'altra cosa interessante che viene detta è che tu hai sì per un tempo limitato la possibilità di giocare a questi titoli, e se li trovi di tuo gradimento hai la possibilità di acquistarli avendo l'Xbox Game Pass comunque e sempre col 20% di sconto. Di conseguenza, se tu hai un gioco che non riesci a finire per questione di tempo, che trovi interessante, che hai provato ma che hai giocato poco e lo vuoi acquistare, hai comunque il 20% di sconto e il 10% di sconto su eventuali DLC acquistati. Un'altra cosa riguarda proprio i DLC. C'è scritto esplicitamente che se tu acquisti un DLC per i fatti tuoi di un determinato gioco e questo gioco viene rimosso dal catalogo dell'Xbox Game Pass, tu a quel punto il DLC, ok, è di tua proprietà, ma il gioco no. Di conseguenza dovrai riacquistare il gioco con lo sconto del 20% di cui vi parlavo prima. Però il gioco, non essendo completamente di vostra proprietà, a differenza del DLC, dovrete riacquistarlo, perché come detto ogni gioco rimarrà per un tempo limitato a disposizione sul catalogo. È una cosa interessante, sì, è una cosa abbastanza innovativa, diciamo di sì. Per il momento mi ha deluso a livello di qualità dei titoli, sì. Tutto è in divenire, quindi ditemi la vostra nei commenti se l'avete provato. Comunque c'è un periodo di prova che, ricordo, dovrete, se non siete interessati al rinnovo a 10 euro, dovrete voi manualmente disdire per evitare che vi vengano addebitati i primi 9,99 euro sulla carta, però avrete questo periodo di prova di 14 giorni che comunque, schifo non fa, provate, non costa nulla per il momento. Se non vi interessa, fate disdetta prima dello scadere dei 14 giorni e amici come prima.
Detto questo, ragazzi, lasciatemi nei commenti se avete attivato la vostra versione di prova, cosa ne pensate dell'operazione di marketing e l'operazione in se stessa di Microsoft, cosa ne pensate del catalogo giochi che ha messo a disposizione al lancio Microsoft, e vi saluto e alla prossima.